Finale di stagione. Episodio 10 della seconda stagione di Penny Dreadful, dunque camminiamo soli. L'ultima frase che verrà pronunciata in questo episodio. In realtà capitano poche cose, non troppe, non rispetto ad altri episodi. È un episodio molto conclusivo e la serie avrebbe anche potuto concludersi così, secondo me, secondo anche tante altre persone. Però è anche stato bello vedere una terza stagione, io ne avrei volute anche quattro, altre due, altre cinque, così. Non cinque, però altre due, tre stagioni variando sul tema, sarebbe stato bello. Però aspettiamo, prima di giudicare. Vanessa si confronta con se stessa, con il doppio, con il demonio, Lucifero che è nella bambola fatta da lei, e, cioè fatta da Evening Pool, e qui le mostra la tentazione dei bimbi di quello che potrebbe dare con Ethan, tutti e due normali, vestiti di bianco, con i due bambini. E niente, questa cosa sa Vanessa che non può realizzarla, uno perché Ethan è un lupo mannaro, un licantropo, quello che è, secondo perché lei stessa è la madre del male, non è una qualsiasi, non puoi rinnegare quello che sei. Accetta questa cosa e usa il verbis diablo e fa al diavolo fa conosci la tua padrona, perché lui all'inizio faceva conosci il tuo padrone, lei fa conosci la tua padrona, spezzala, spacca, manda in fantomi la statua del demonio. Cioè la statua che aveva l'immagine di Vanessa e Evelyn Pool comincia a invecchiare, Ethan interviene, è uscito, cioè Hecate la fa uscire dalla stanza mentre è ancora lupo nella stessa notte e lei, Evelyn viene uccisa da Ethan, Hecate mette a ferro e fuoco il palazzo dopo che tutti quanti sono usciti, infatti Lyle fa una cosa bellissima, fa ah, non nessuno può uccidere una regina come me e uccide la strega, mostrandosi effeminato, oltre che settimana scorsa abbiamo visto, scusatemi, nell'episodio scorso episodio, che era anche ebreo, Victor fa lungi da me perché vuol dire che non giudicherà male il nostro caro Victor, questo allude ai suoi, scusate, Victor non giudica male Lyle, questo allude agli studi avuti con Claire Ball nel loro libro di Victor Frankenstein, non il libro vero di scritto da Mary Shelley, dove appare questo personaggio chiamato Claire Ball, magari anche da lì esce fuori il nome di John Clare, chi lo sa, però dove loro due intanto, Claire Ball, cioè Chiara Valle, no? E Victor Frankenstein, uno il primo romantico, il secondo dedito alla ragione, alla razionalità, entrambi l'illuminismo, no? Entrambi spiriti dell'Ottocento, Claire Ball aiuta Victor, cioè lo fa, stimola. Non nel modo in cui pensate voi, ma facendogli imparare le lingue come sanscrito, greco, antico e ebraico anche. Dopo questi parallelismi, parliamo di Victor che va da. Insomma, viene quasi spinto al suicidio da Proteo, in particolare da Lily e da Bro. Scusate, da Lily e da John Clare nella illusione, no? Così come Malcolm da sua moglie Gladys, dalla figlia Mina e dal figlio Peter. E è una scena straziante perché queste idee davvero potrebbero morire e il fulcro di quella camera, secondo me, è il rimorso che si manifesta attraverso questi tre soggetti per tutti e due, tre e tre che insieme formano sei, che è il numero satanico. Scusatemi per queste considerazioni un po' fuorvianti. Vanessa Ethan, poi sì. Congiungono e avranno forse una notte d'amore, ma Ethan non vuole rimanere e se ne va. Non ci fanno vedere mai tra loro due una scena hot. Infatti, è un contrasto tra Vanessa e Dorian, così come vedremo dopo con chi altri. Infatti, continueremo nella terza stagione. Ethan si consegna nelle mani di Rusk, rimorso, solo che scopre di essere Ethan Talbot, come aveva detto nel nono episodio. Rusk aveva scoperto questa cosa, adesso lo porterà in America. Infatti, l'episodio si conclude con loro che vanno in America, ma non solo, perché Vanessa rimarrà sola in quella casa. Lyle si fa da parte, Malcolm parte per scusate per il gioco di parole. Malcolm prende una nave per l'Africa per trovare le spoglie, seppellire sebbene e riprendere le spoglie di Peter. Infatti, l'ha sconvolto la parte del rivedere i figli morti e la moglie, la famiglia stessa. E Kate se ne va, ovviamente seguirà Ethan in America. Scopriremo, ma penso proprio di sì. Cosa abbiamo ancora? Vanessa rimane da sola in quella casa, brucia il crocifisso ed è da lì che inizia la frase dunque camminiamo soli. Però questa in rapporto alla tutto quel bellissimo discorso di Ethan sull'oscurità che non si può respingere e così via. Questo si applica anche a Lily e Victor Frankenstein e Dorian. Ah, John Clare se ne va nell'Artico con una landa desolata, riferimento al libro.
E quindi Vanessa gli dà addio, loro due non possono andarci insieme, Vanessa deve rimanere da sola. Non vuole far carico, mettere il suo fardello del suo mondo oscuro su John Clare, non sapendo che anche lui è invischiato a sua volta in altri casini. Ovviamente sappiamo che Vanessa, scusatemi, John Clare, prima di questo, nel nono episodio era stato rinchiuso in una gabbia solo con lo stratagemma della ragazza cieca che vuole andare a scoprire le cose proibite del padre, come aveva fatto Prometeo per la fiamma, solo che poi lo lascia un libro di poesie, lo lascia molto cinicamente nella gabbia, lo chiude ed è stata usata, tra virgolette, dai padre e madre che useranno questo luogo come attrazione. Citano altre creature degne di Tyrion Lannister nel libro Una danza dei draghi, però presi forse da lì, ma sto scherzando ovviamente, John Logan non si abbasserebbe tanto. Ma succede che lui si libera perché usa la sua forza di immortale, uccide tutti quanti e lascia la ragazza in balia del dubbio perché i genitori non le rispondono più, sono morti e lei è cieca nell'oscurità, vuol dire nelle tenebre delle sue azioni malvagie, viene lasciata lì nella perdizione. I veri mostri sono loro e non John Clare. Quindi lui se ne va in Artico dopo aver salutato Vanessa, che rimane da sola in casa, brucia il crocifisso, chiude tutte le tende, spranga tutto quanto, rimane nelle tenebre lei stessa, della solitudine e della depressione. Ultimo punto finale, Victor Frankenstein, dopo essere tornato a casa, aver visto i fiori di Dorian Gray, va a casa di Lily. I gigli di Lily, avevo capito, Giglio, Lily, Tilium, Elizabeth, Dorian Gray. Lui, a proposito, Lily che strangolava Dorian è una chiaro parallelismo a Elizabeth strangolata dalla creatura, ok? Nel libro. Senza fare troppi spoiler, queste cose si capiscono subito. Ultima menzione che Victor va da loro due, Dorian e Lily stanno ballando, danzando vestiti di bianco, lui spegne la lirica, che era, tra virgolette, una stessa presa dal soundtrack della colonna sonora della Meeting Waltz, no? Quello che si chiama Meeting Waltz è quella colonna sonora di Abel Korzeniowski, sapete che io tengo molto in considerazione questo compositore polacco. E cosa dire? Che lui invita Lily, che in realtà gli confessa di aver sempre saputo di essere una creatura. Sarà vero? No? Secondo me un pochino sì, ma gradualmente, non che di punto in bianco lo sa. Solo che poi la roba dei risurrezionisti è stata una conferma. Cosa dire? Che sia stato l'atto erotico tra lei e Victor a risvegliare un po' la cattiva che è in lei? Non lo so, ma non credo. Credo che si sia palesato dopo, ma che come Caligola, no? Che Caligola, sapete che è l'imperatore romano, dopo la malattia è diventato un po' un mostro, ma secondo me erano cose che c'erano già dentro e che sono uscite fuori solo al momento opportuno. Quindi lei riversa la sua rabbia e il suo disdegno su Victor, sta per ucciderlo, insieme a Dorian, dopo che Victor ha sparato entrambi, ma nessuno dei due muore. Dovete vedere la faccia di Victor quando vede che anche Dorian non muore e lui non è un immortale, non l'ha creato lui, quindi come cacchio fai a non morire? Grande mistero dei misteri, mistero della fede, come dice qualcuno. E niente, Dorian e Lily lo lasciano in vita, dicono che genereranno una stirpe immortale, così come Lily aveva detto a John Clare nell'episodio 8, due episodi prima. Lei vuole fare la rivoluzione. E niente, ragazzi, loro succede che Dorian e loro due continuano a ballare come se nulla fosse nel loro sangue. Capito quanto è potente questa cosa, e mentre nell'episodio nel pavimento lucido illuminato dalle candele, lucido come uno specchio insanguinato. Porca vacca, ragazzi, porca vacca. Victor se ne deve andare con la coda fra le gambe nel culo, poverino, è uno dei miei, secondo me, personaggi preferiti dopo Dorian, anzi, terzo dopo Dorian e Vanessa. Ma porca vacca, ragazzi, è devastante. Vivi con la consapevolezza di quello che hai fatto e soffri, così dice Lily per mandarlo via. E lui si deve bucare in vena, drogarsi per evocare, cioè per dimenticare tutte le malefatte che ha fatto, le colpe. Porca vacca, ragazzi, è devastante. Penny Dreadful. Vabbè, andiamo. Mo' faccio il video della seconda stagione nel complessivo, cosa ne penso, e poi passiamo alla terza. Ciao.